Ciao Crizzette, ciao Crizzetti, fa caldo, fa veramente tanto caldo. Non è mia abitudine lamentarmi del caldo, ma dovendo fare le pulizie di domenica è abbastanza impegnativo. È tornata, come potete vedere dal setting, una delle vostre rubriche preferite, una rubrica che non andava in onda da un po', ovvero Casalinga Disperata, la rubrica in cui ciancio del più e del meno, di solito di libri o di film, mentre faccio le pulizie domestiche, che poi fondamentalmente è la mia scusa per chiacchierare con qualcuno e annoiarmi meno. L'argomento del Casalinga Disperata di oggi, anche se avevo giurato di aspettare il finale di stagione per parlarvene, è il nuovo Twin Peaks, perché c'è stata una piccola pausa, una pausa appena di una settimana, ma che si sta facendo parecchio sentire, data anche l'ultima puntata mandata in onda, che era ok. Premettiamo, se non state guardando Twin Peaks, meglio se non andate oltre nella visione di questo video se avete intenzione di vederlo. Io vado a legarmi i capelli perché muoio. Anzi, ci ho ripensato, potrete vedere questo video anche se non avete visto Twin Peaks. Ho deciso che agisco in modo spoiler free. Allora, qual è la perplessità legata all'ultimo episodio, senza entrare appunto nello spoiler, e che sta dividendo anche gli appassionati? L'ultima puntata che è andata in onda, cioè la puntata 8, ora domani quando vedrete questo video sarà andata in onda anche la puntata 9, ma oggi è domenica e stanotte ci sarà la nuova puntata, è che oltre ad essere stata una puntata molto molto lenta dal punto di vista proprio dei ritmi della messa in scena, è anche una puntata difficilmente apprezzabile, non tanto da chi non abbia visto le prime stagioni di Twin Peaks. Ecco, premessa per tutti, naturalmente non ha alcun senso vedere la terza stagione se non si sono viste le prime due, e questo è un assunto che David Lynch ha dato per scontato, ma che immagino abbiano dato per scontato anche gli spettatori. Ci aggiungo un pezzo: non ha senso vedere la terza stagione di Twin Peaks se non avete visto anche Fuoco cammina con me, e aggiungerei anche se non avete letto il libro Frost Lynch, quello uscito quest'anno anche in Italia, che fa un po' da congiunzione. Ecco, si tratta, solo a parlarne, di un corpus di roba piuttosto impegnativa da vedere per potersi godere una serie TV, cioè non stiamo parlando di dare per scontato 2 ore di proiezione, ma veramente tante ore del tempo dello spettatore, e fin qui siamo tutti d'accordo, credo. In fondo è un'operazione fortemente legata a una serie passata, e è giusto che venga vista da chi ha presente questo corpus precedente. Però conosco tante persone appassionate di cinema, tra l'altro, che, sapendo dell'uscita della nuova stagione, interessate a recuperare Twin Peaks perché non l'avevano visto, se lo siano sparato, si siano sparate Fuoco cammina con me, si siano sparate tutto quello che si dovevano sparare, e ciononostante, e io le capisco, siano in forte difficoltà trovandosi davanti a situazioni come quelle dell'episodio 8. Perché l'episodio 8, oltre a dare per scontato tutto quello che ci siamo detti, è anche di difficilissima interpretazione immediata per chi, oltre ad aver visto tutto questo, non ce l'abbia anche molto molto presente, diciamo a un livello di aver visto tutto quello che ci siamo detti prima 3 o 4 volte, per avere dimestichezza con la mitologia dell'universo di Twin Peaks. Il che, scusate, ma non è scontato, e ve lo sta dicendo una che, per una serie di circostanze, Twin Peaks se l'è veramente visto almeno 4 volte. Un po' perché mi piaceva e l'ho rivisto volentieri, un po' perché l'ho fatto vedere a qualcun altro, insomma, l'ho recuperato più e più volte. Quindi non ho avuto particolare difficoltà di comprensione per quanto riguarda l'ottava puntata. Se volete saperne di più, vi lascio qua sotto nell'info box sempre il link alla mia recensione su McGuffin.
Cambio inquadratura. Sono seduta sul gabinetto, ma per finta, eh? Ma dicevo, pur non avendo avuto particolari difficoltà personalmente, mi rendo conto che invece gli altri sì. Gli altri, inteso appunto chi non si è visto Twin Peaks almeno 3 o 4 volte. La domanda che mi è sorta spontanea, francamente, è quanto questo sia giusto dal punto di vista artistico, quindi allargando il discorso, non solo parlando di Twin Peaks, che a me comunque piace, lo sto seguendo con passione, tutto quello che volete. Cioè, un discorso più ampio sulla fruibilità dell'arte, che mentre lavo il bidet, credo che sia proprio la morte sua. Ora, qualunque sia l'opera d'arte davanti a cui noi ci troviamo, è evidente che qualunque opera d'arte sta dando per scontate una serie di conoscenze pregresse, anche quando così non sembra. Certo è che molto spesso le opere d'arte sono fruibili su diversi livelli, ovvero se io ho X conoscenze pregresse avrò dell'opera d'arte una godibilità Y. Se a me mancano la totalità o buona parte di queste conoscenze pregresse, avrò una fruibilità dell'opera d'arte limitata, ma pur sempre esistente, perché l'opera d'arte può riuscire a comunicare, a trasmettere un messaggio anche a coloro i quali non sono in possesso di tutto il codice di competenze che l'autore ha utilizzato nella creazione della sua opera. Quindi si parla di un'interpretazione a livelli. Chiaro che il lavoro del critico, per esempio, dovrebbe essere possedere la maggiore quantità possibile di queste informazioni pregresse per poter interpretare l'opera d'arte in un modo più completo. Mi verrebbe da dire che però anche un fruitore con una base scarna da questo punto di vista dovrebbe poter essere in grado di apprezzare in altro modo, in altra misura, con altri contenuti, sicuramente la stessa opera d'arte. Ora, il problema di Twin Peaks, in particolare episodio 8, perché come vi dicevo tutto il resto per ora era abbastanza godibile, è che tutto questo non sta succedendo. Io mi sono trovata davanti ad amici, appunto appassionati di cinema, che però avevano visto solo una volta magari la serie originale, che si sono trovati proprio a non apprezzarlo, a non riuscire a coglierne, non dico il senso completo e compiuto, ma neanche l'impressione, neanche un generale barlume di messaggio di comunicazione. Ecco, il punto è che secondo me se succede questo, l'opera d'arte in buona parte del suo scopo sta fallendo. O diventa, questo almeno però per i miei gusti, per il mio canone individuale, un po' troppo elitaria. Vado a prendere il mocio. Ecco, sicuramente questo è un mio parziale punto di vista e ci sarà chi non è d'accordo con me, ritenendo che l'arte, o almeno molta arte, o almeno questa arte, debba essere elitaria. Io non sono d'accordo, qui potremmo aprire una discussione infinita anche su che cos'è l'arte mentre passo lo scopettone nel cesso, però di base ritengo che la buona arte, cioè l'arte riuscita, sia quell'arte che è fruibile a diversi livelli di competenza, non dico da tutti, ma quasi, ecco. In parole povere, ti sei visto Twin Peaks 4 volte, buon per te, riceverai informazioni e contenuti che qualcuno che l'ha visto solamente una non riceverà. Ti sei visto Twin Peaks una volta sola? Questo è totalmente sufficiente a goderti almeno la visione fruibile, comprensibile e godibile della terza serie, della terza stagione. Vi faccio salutare i piccolini che in genere la loro stanza è un letamaio e giusto oggi lavando la casa l'ho proprio pulita, allora la vedete decente. Ciao bestiette, loro devono ancora uscire, quindi mi odiano in questo momento, ora li farò uscire. Un casalinga disperata, sciattissimo, ma su un argomento veramente interessante secondo me e che ci coinvolge un po' tutti, perché tutti noi ogni giorno in realtà siamo in contatto con opere d'arte, interpretabili attraverso diversi codici ovviamente, ma in generale di cui tutti vorremmo poter fruire almeno a un livello base.
Fatemi sapere che cosa ne pensate di questo argomento, in realtà complicatissimo. Ho parlato a ruota libera e spero che si sia veramente capito qualcosa di quello che era l'intento del discorso. E noi ci vediamo al prossimo video.